Allora ragazzi, oggi siamo qui perché non si può andare per mercatini, non si può andare per mercatini, e visto che non si può andare per mercatini perché non si può uscire, qual è il mercatino virtuale più importante, più famoso di sempre? My eBay. E allora andiamo a fare un giro nei giocattoli e nei fumetti vintage per vedere che cosa troviamo su eBay, se c'è qualcosa di interessante da comprare, un giro virtuale nei mercatini del mondo. Ok ragazzi, l'altro giorno mi è venuta un'idea e ho detto: che cosa si può fare? Intanto, come l'altro giorno vi ho fatto fare un tour virtuale delle città del mondo su Aircam, e devo dire che vi è piaciuta, insomma, tanto per cambiare un po' la monotonia delle carte Pokémon, i fumetti, ecco, tanto per uscire un po' dall'usuale, ho detto: mi manca tanto andare per mercatini, ho detto potremmo fare un giro, qual è il mercatino per eccellenza online web? eBay. Ho detto potremmo andare a cercare alcune cose vecchie vintage su eBay. Ho pensato a sta cosa, ho detto piacerà o non piacerà, poi uno di voi, non mi ricordo chi, mi perdonerà, mi ha scritto: perché non fai un video? Allora ho detto: allora non sono l'unico che ci ha pensato, e allora forse potrebbe interessare, potrebbe piacere. Allora, intanto vi volevo far vedere, io stavo, ho visto di recente, guardate che spettacolo, mi ero buttato sui giocattoli anni 70, chi se lo ricorda, chi c'ha una certa età, il Mupi Cinevisor, guardate che roba, questo praticamente c'ha delle cassettine, vedete, ci si metteva le bobine dietro e si vedevano i cartoni animati e si poteva portare dove volete, e quindi roba che era fantascienza negli anni 70, ragazzi, fantascienza. E questo qui mi piacerebbe comprarne uno in ottime condizioni, cioè se lo compri, lo compri in ottime condizioni. Aspettate che, ok, a tutto schermo è molto meglio, guardate questo di Sandokan, questo era un Cinevisor portatile, praticamente, guardate che roba ragazzi, super gulp projector del projector della Mupi, guardate, vedete, passavi praticamente la pellicola e vedevi le immagini, 50 film strip, cioè immagini del film, e venivano proiettate sul muro con questa, che praticamente era una scatola con una luce, insomma, però di Sandokan, e Sandokan era, guardate, anche questo è perfetto, questo è intonso, guardate il terribile agguato sul mare. No vabbè, che roba ragazzi, che roba ragazzi, spettacolo, veramente veramente tanta roba. E poi per esempio c'erano, ecco, vedete i film, c'era quello della Pemaia, vedete, ecco questo è un altro, un Cinevision sempre della Mupi. E poi l'altra cosa per la quale sto in fissa, che sto cercando, ma lo vorrei trovare a un prezzo non esagerato ma in buone condizioni, e sono i Micronauti, ragazzi, questo è proprio anni 70, 77, 78, erano questi personaggi, eccolo qua, questo è Force Commander, con Magno Power e con lancia missili e lancia pugni, ragazzi, tanta tanta roba. E Fratelli Rossi Bologna, guardate, questo c'è ancora l'etichetta del giocattolaio, occorre il montaggio, questo aveva le calamite ed erano tutti magnetici, e io ce ne avevo, quanto mi piaceva ragazzi, tutta roba jig, vedete, ecco questo per esempio 80 euro, ma mancano i pezzi e non è completo. Se lo volete completo ragazzi, c'ha dei prezzi, sono arrivati i Micronauti a dei prezzi allucinanti, cioè 70 euro non completo. Aspettate che ho visto questo qua, 100 euro, questo sembra quasi completo, però guardate, è tutto ingiallito, vedete, anche qui bisogna trovare dei compromessi, è ingiallito, è la luce della foto, vediamo in un'altra foto, no, mi sembra anche in buone condizioni, ah no, ecco, il busto è giallo, vedete, purtroppo il busto è ingiallito, è anche vero che c'è, cioè, 100 euro col busto ingiallito, ragazzi, sono arrivati a delle cifre allucinanti i Micronauti, delle cifre allucinanti. Ecco, vedete, questo solo il busto 14,90, ma non posso spendere 100 per il Micronauta e poi allora prendo questo a 23 e poi cerco gli accessori. Però questo certo gli mancano i pugni, gli manca tutto, vediamo, gli mancano le ali, manca tutto, una tragedia. Sono saliti a dei prezzi allucinanti, adesso vi faccio vedere, ecco, guardate, vi faccio vedere completo, vediamo, Micronauti. Allora,
vi faccio vedere, guardate, 8,50 euro, attenzione ragazzi, attenzione, questo ovviamente salirà a dismisura, ma questo è Green Baron ed è completo, parte l'asta 8 euro, cioè presenta alcuni segni del tempo sulla scatola, ma comunque tranquillamente collezionato, il personaggio è perfetto, non è stato mai tirato fuori dalla scatola ragazzi. Questo intanto lo osserviamo, aggiungi agli oggetti che osservi e poi andiamo a vedere. Grosso, grosso, ma questo è stato appena messo 9 giorni, questo salirà a dismisura. Questo era Emperor, bellissimo. E poi ancora Force Commander, questo 46,90 senza scatola e poi manca gli altri accessori. L'unica cosa è che bisogna, secondo me ormai è arrivato a dei prezzi, pugni sono attaccati, non si staccano, niente, un'altra sola, cioè 50 euro ed è mancano i pezzi ed è difettoso. No, vabbè, sono arrivati a dei prezzi allucinanti, allucinanti. Vediamo Baron Karza. Baron Karza, eccolo qua, andiamolo a vedere. Baron Karza, pure qui mancano manca il proiettile centrale, però questo sembra in ottime condizioni. C'ha quelli laterali, manca il polistirolo. Manca il polistirolo e manca quello centrale. Vedete, questo ce l'ha per esempio. Aspettate, eh. Intanto mettiamolo tra gli oggetti che osserviamo, vedete? Adesso vi faccio vedere quest'altro. Eccolo qua, vedete? Manca il proiettile centrale. Però anche questo sta bene e questo vuole 69. E c'è anche il proiettile centrale, ma non c'ha la scatola. Quello 70 c'ha la scatola, ma non c'ha il proiettile centrale. Però forse è meglio la scatola, anche se la scatola è senza. È senza il polistirolo. Allora andiamo ancora indietro. Poi questo è Red Falcon, che però non era io, c'avevo questi qui, c'avevo quello rosso, quello nero, quello verde. Questo c'ha i pugni e i due cosi, 41. Questo non è male, 41. Vediamo in che condizioni è. Eh sì, le giunture sono arrugginite. Le giunture sono arrugginite. Lo so, da ragazzi c'ha quasi 50, c'ha 40, 43 anni queste cose, quindi. Poi eccolo qua, King Atlas con l'Antaurion, 139,90 in ottime condizioni, però c'è anche il cavallo. Emperor di seconda mano, 60 euro. In che condizioni sarà? Mancano tutti gli accessori, 60 euro, mancano tutti gli accessori. No, vabbè, cioè 60 euro in queste condizioni? No, vabbè, ragazzi, questi stanno fuori. Questi stanno fuori. Io ho sbagliato un mercatino, avevo trovato Baron Karza a 50 euro senza scatola, ma era perfetto. Eccolo qua, Force Commander e Oberon perfetti, 200 euro. Questo 119,99, compralo subito. Allora, vediamo questi due addirittura con la scatola. Con la scatola. Vediamo. Questi sono perfetti. Tanta roba, ragazzi. Forse manca pure qui il proiettile centrale. No, forse è qua in mezzo. Questa è tanta roba. Questa è veramente una bella offerta. 100 euro l'uno, stanno in ottime condizioni. Però volevo vedere anche questo. Anche questo non è male, ragazzi. Anche questo non è male. Credo che ci siano tutti perché si possono mettere il cavallo. Può avere o le zampe o le ruote. C'ha i missili del cavallo, il missile lui. E cacchio, questo c'ha tutto. C'ha tutto e mi sembra anche in ottime condizioni, ragazzi. Vediamo. International Video usa l'oggetto che è stato usato in registrazione. Vedete maggiori dettagli, maggiori informazioni. Allora, vedi, se avete domande, scrivete come da foto di descrizione. L'oggetto verrà imballato con quello che ci vedete. Giocato in cantina, giocati di cantina. Vabbè, non so che cosa voglia dire, ma in belle condizioni. Ma chi è? Questo è uno straniero. Dov'è? Da Firenze? Da Firenze, ma come parla? Sì,
Se avete domande, scrivete senza problemi. Giocati di cantina, ma in belle condizioni. Solo qualche lieve ingiallitura. Vedi foto, pugni e missili sparanti. Giunture abbastanza solide, manca solo la coda di Oberon. Ah, ok. Una tragedia sti micronauti. Negli ultimi mesi sono schizzati alle stelle. Vediamo quest'altro Baron Karza, poi passiamo oltre. Allora, la scatola c'è. C'è solo la scatola? Ah no, c'è lui, c'è il missile centrale, i giunture, c'è tutto questo. Questo è buono, com'è la descrizione? Vediamo la descrizione, maggiori informazioni. Baron Karza, Jig, Mego, Milionoso, no, Poppy, Gato, vabbè, le condizioni usate, segni del tempo e scorce presenti sul box. Micronato completo di ciò che si vede in box, quindi non è completo, cioè, vabbè, comunque osserviamo pure questo. Vi volevo far vedere un'altra cosa, guardate. Goldrake 70, vediamo se lo troviamo così. Questa è un'altra fissa mia. Eccolo qua. Questo però mancano le alabarde, vedete? Questo qua è un altro dei questo ce l'avevo quando ero piccolo, un altro dei miei pezzi, vedete, mancano le alabarde qui sopra ed è veramente in pessime condizioni, 180 euro ragazzi. Ah, vediamo, vediamo, ne avevo trovato uno, no, quello pure non si trova, ne avevo trovato uno, 220 ragazzi, 200. Oddio, questo è di gomma, in gomma anni 70. Oddio, pure questo, cioè, eccolo qua, guardate, completo. E il jumbo da 60 centimetri, guardate. Questo ce l'avevo, eppure in ottime condizioni e con tutti gli accessori, ragazzi, ma guardate, 273 euro. Però, ragazzi, questo, tanta roba, ragazzi, aspettate, che allora pure quello. Aspettate, questo qua, che però purtroppo è in pessime condizioni, pure quella è in pessime condizioni, però ovviamente manca tanto, ed è... Questo era in plastica morbida, che spettacolo, però è distrutto, forse quell'altro era un po' meglio. Eccolo questo, pure questo c'avevo ragazzi. Questa ragazzi è roba di quasi 50 anni fa. E trovarla in buone condizioni è una tragedia. Queste sono tutte cose giocate. Poi quando la trovi in buone condizioni, giustamente chiedono delle cifre astronomiche. Chiedono delle cifre astronomiche, ragazzi. Sapete un'altra cosa che mi vorrei comprare prima o poi perché sto in fissa? Guardate, aspettate, si chiamavano mio figurine, erano, vediamo se le trovo, eccole qua, eccole qua ragazzi, queste erano di gomma morbida e si trovavano dentro i formaggini mio ragazzi, che roba ragazzi, che roba, queste ce le avevo tutte, pure queste buttate tutte ragazzi, guardate. Queste pure qualcuna la devo ricomprare perché mi riporta proprio indietro nel tempo. Chi se le ricorda? E chi c'ha un po' di anni, ragazzi, perché pure questo 39,90 è pure un bel lotto. È un bel lotto. Si trova in oggetto in Italia. Plasteco, ecco come si chiamano, aspettate. Plasteco mio. Vediamo. Ah vabbè, questo serie completa Topolino e Bucaniere 345 euro. Ah però, mio vacanze in Egitto 345 euro, questo è un pazzo che spara delle cifre allucinanti, io l'ho viste a 3, 4, 5 euro l'uno, si trovano in fiera, ma a quelle cifre mi sembra esagerato. Oh, guardate, oddio, me lo ricordo il treno, me lo ricordo, guardate che roba, questi si agganciavano, entrava qui dentro, ragazzi che ricordi. Che ricordi ragazzi, osserviamo, vediamo sotto, sì che poi io ovviamente sono più legato a quelli Disney da sempre,
però c'erano anche di tante altre cose, insomma. Vedete, 7 centimetri sono grandi. Vedete, si trovano 3,50 euro, 3 euro, 4 euro, a delle cifre ragionevoli, insomma. Guardate anche sto set, bellissimo, Biancaneve i quattro nani. Ne mancano tre. E poi, che roba, ragazzi. Oh, guardate Police Department. Che roba. E questo era un giretto anni 70. Ah, c'è un'altra cosa che sto in fissa, ragazzi. Guardate. Questa è, secondo me, per ora la migliore edizione di Akira del manga. Era l'edizione quella che c'è, io c'avevo, ho venduto tanti anni fa, della Glenat. Era bellissima. E devo dire che, eccola qua, 85 euro. Ovviamente non ci sono foto, ma è tutta a colori. Veramente. Veramente bella, vediamo un po' quello sotto, voleva 5 euro di meno, ma non è tutta, quasi completa, è quasi completa, quello di sopra è completa, 178 euro anche no. Poi c'era quella cartonata, ma quella cartonata ovviamente costava molto di più, ma io mi accontenterei anche, oddio, però dall'1 al 14 questa, aspettate, dov'era? Dall'1 al 14, 15 euro, non è male. Da Parma, vediamo in che condizioni è. Bellissima questa serie, ragazzi. Eccolo, me lo ricordo, ragazzi. 1990. 4.500. Sapete che questa non è male? Questa non è male. Praticamente fa 1 euro l'uno più spedizione. E poi, certo, sono 38, però intanto uno ne ha recuperati un po'. Vediamo ancora se c'è. Vedete, questi sono i primi 5 a 25,50, quello i primi 14 a 15 euro è un prezzaccio. Poi gli altri vanno recuperati piano piano. Oppure, certo, pure 25 i primi 14, quando a 85 però più spedizione c'è tutta completa. Guarda quest'altro come ha fatto la foto, tutto aperto, distrutto. Questo ce l'ha completa. Certo, 85, 100 euro. 100 euro da Travedona Monate. Mi sembra fosse 37 o 38, ma è successo da Akira 1,37. Non mi ricordo. Non mi ricordo se era. Perché il manga non mi piace, perché il manga è in bianco e nero. Quindi non mi fa impazzire. Adesso poi lo ristamperanno, ma di nuovo in bianco e nero, come i manga. Invece questa edizione a colori era bellissima. Vabbè, andiamo a vedere. Facciamo ancora un giro. Giocattoli anni 80. Eccolo qua. Giocattoli anni 80, vediamo degli anni 80 che cosa troviamo. Un po' di tartarughe ninja. Lotto Brave Star Starcom completo. Ok. Ok, squilla il telefono di casa sempre nei momenti meno opportuni. Sì, siamo a cavallo tra 70 e 80. Il dolce forno ce l'ho, un giorno se volete ve lo faccio vedere, era di mia sorella. 120 pezzi più di un chilo, 3 euro. Che va, tanto al chilo. Anni 80 non mi sembra ci siano cose appetibili. Se smettesse di suonare questo telefono, se gli exogeni ce li ho. Se qualcuno capisse che se uno non risponde probabilmente non può rispondere. Ok, vabbè ragazzi, abbiamo fatto un giretto di giocattoli vintage anni 70-80, qualche fumetto, tanto per dare un'occhiata, se qualcosa di queste cose che abbiamo visto lo prenderò, lo vedrete in un video acquisti, in un video unboxing di qualche cosa che arriverà. Spero che questo video un pochino diverso vi sia piaciuto,
che vi abbia, insomma, un video un po' diverso. Iscrivetevi al canale, siamo quasi a 4.000. Iscrivetevi all'Emporio, al Salotto di Sheldon, il gruppo dove potete fare tutto ciò che è nerd su Facebook. E se volete entrare nel nostro gruppo Telegram, scrivetemi sui social www.8-bit.eu, scegliete un social, mi scrivete e io vi faccio entrare sul gruppo Telegram. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, e non vi perdete i prossimi video perché c'ho un paio di ospiti, un paio di sorprese da far tremare i polsi. Ciao ragazzi!